scenario della Chiesa Nuova sarà uno scenario veramente bello, una piazza non molto conosciuta ma di un romanticismo e di una menzione particolare. Avremo un altro palcoscenico sul mare, sospeso nel mare, veramente sarà un festival che va al di là di quello che erano già le belle piazze e le belle nostre vie del paese. La presenza del Napoli Teatro Festival qui con due spettacoli, Giovanna d'Arco e poi vedremo Ferito a morte con Mariano Riggillo, significa proprio questo, fare sistema. Sì, certo, ci sono tantissimi spettacoli che nascono al Napoli Teatro Festival. Il Napoli Teatro Festival deve averli, gioco forza, in prima assoluta, però poi perché buttarli via? E quindi con Gerardo D'Andrea abbiamo parlato di questo, facciamo questo anche con altri festival della Campania. Gerardo ha avuto la bontà di scegliere uno spettacolo che firmo io, anche se è un monologo, è uno spettacolo a cui sono molto affezionato, che di solito si fa soltanto per il numero di persone che sono contenute in questa prima fila, ma questa volta lo scenario comporta un'eccezione e quindi si è un po' ingrandito. Cosa posso dire? Le difficoltà ci sono sempre, vanno sempre affrontate. Io da quando ho memoria ricordo che si è sempre parlato della crisi del teatro, che non ci sono soldi, che non ci sono gli attori, che non ci sono gli stabili, che non si può più andare avanti, che è la fine di tutto, mentre io vedo che il teatro risorge sempre di più. Basta avere la forza e qualche idea di tanto in tanto. Signori, chi è di scena? Chi è di scena, signori? Signori, chi è di scena? Spegnete il telefonino e accendete il cervello. Mi preparai la sacca con tre pani, il crocefisso di cucina e il libro unico, le storie dei Vangeli. Andai a Boculor, chiesi del sire di Podricuri, aspettando io piangevo perché addio tetto di casa e le rugose mani benedicenti di mia madre senza benedizione per Giovanna, perché io non sarei più tornata. Podricuri resistette, si stupì, tre volte urlò che fossi allontanata, che di pazze e veggenti era stufo. Mi ricevette solo il quarto giorno, dopo tre notti fredde che io passai la volta fra coperte di cavalli nel presbiterio senza porti a terra. Santa signora! E poi dopo soltanto Giovanna! Dormivamo in capanne, fra querceti infestate da spie, briganti, nessuno ci assalì, e forse nessuno nemmeno ci ha mai visto. Pulcella! Brava! E a chi vuoi raccontarla, tu che dormi con diavoli oppaggi? Se poi lo sei davvero per la croce, la puoi passare una notte con me? Era un uomo robusto, subito gli parlai, per rovesciato piante i consiglieri, ma perché la Dio! In persona a guidarmi non è un frutto nero proibito di sua madre, Isabella, davvero una pastora. Il dialogo con l'angelo però possedeva un'energia segreta, e dato che la donna posseduta con l'Apsum in el Abet fu affidata a Yolanda d'Angioia di Sicilia di accertare l'intatta mia natura. Sì, c'era fra i capitani chi mi amava. Cosa mi aspettavo dai nemici? Certo, non possono accettare che i tuoi piani provengano dal cielo, perché è aspra, è triste la guerra, però per gli uni è usurpazione, per gli altri santissima difesa. Fui venduta, comprata e venduta come a maggio mio padre usava con le pecore, ma di volta in volta il mio prezzo saliva. Mi salivano l'odio, la paura, l'invidia, la vendetta, mio danno ben fervidi, di alleati. Si parlò di processo di magia. No. Fu d'eresia poi. Per 6 anni io stetti accanto al camino del salone a contemplarmi. Il fuoco, il suo ruggire, le linguette che sorgono all'ambire evanescenti forme d'ombra e luce che guizzano, si inarcano, svaniscono in una danza di scintille all'ora del mio mancato rogo, divampavano. Sperimentai qualcosa di inaudito che chiamano la noia, slacciarsi squallido di un tempo immotivato. La noia, caro cielo, è muore al punto giusto, al vertice radioso. Chi per sempre giovanissimo lascia un grande mito. Mi avviai nel buio, incontro al fuoco, spire, colore.
di sangue, Aurora. Mi ammantano, timide prima e poi urgenti e forti, ben diverse dal fuoco stupratore che su quel rogo mi avrebbe avvicchiata. Profondo abbraccio, appassionato ed unico. E mentre già le vesti ti abbecciavano, di colpo lui mi apparve. Era l'arcangelo del nostro primo incontro. E il mio stupore rilato intanto, ai là di casa. Giovanna! Tu chiamavi Dio Maggio! Queste luci che alle spalle mi spugnano!